Il museo a Corsionetto di Torino partecipa a questa importante mostra a Susa sul pittore borgognone Antoine de Lugny con due opere significative delle proprie collezioni permanenti. Si tratta di due sculture, entrambe in legno, una raffigurante la Madonna con il bambino in posa stante, proveniente dalla cappella della Madonna delle Nevi della Cascina Vibernone di Chieri e acquistata nel 1972 dall'antiquario Pietro Accorsi, e una Vergine Annunziata, quella che vedete alle mie spalle, proveniente dalla collezione di Franco Antonicelli e acquistata sempre dall'antiquario Pietro Accorsi nel 1974. Due opere importanti, due opere risalenti agli anni 90 del 400, primi del 500, che il curatore della mostra ha voluto, ecco, fortemente all'interno dell'esposizione per documentare una parte della produzione figurativa scultorea chierese negli anni che videro attivo proprio a Chieri Antoine de Lugny. Questo scultore viene identificato dalla critica in Adrien de Recor, questo artista, questo scultore documentato nelle case di proprietà Villa Chieri negli anni 90 del 400. Uno scultore di formazione nordica, uno scultore proveniente dal nord dell'Europa, che in quegli stessi anni, molto probabilmente sulla base di indicazioni critiche fatte nel catalogo della mostra da Silvia Piretta, realizzò l'altare maggiore in terracotta dell'abbazia di Vezzolano, raffigurante la Madonna in trono con il Cristo Bambino, i Santi e Carlo VIII di Valois, il re di Francia, inginocchiato ai piedi della Vergine. Un altare le cui ante laterali furono dipinte da un collaboratore di Antoine de Lugny e sono presenti all'interno di questa stessa mostra. Uno scultore di formazione nordica che alla fine del 400, inizio del 500, condivise non solamente gli spazi ma anche le committenze con il maestro borgognone, con Antoine de Lugny, e che in mostra è possibile confrontare con un altro scultore attivo leggermente prima, e con il torinese, il quale seguì invece molto più che non il nostro scultore, che non l'anonimo maestro della Madonna delle Nevi, le indicazioni figurative di Antoine de Lugny. Parliamo del cosiddetto maestro del compianto di Chivasso. È un maestro che proprio in mostra è possibile confrontare con il maestro della Madonna delle Nevi in questa piccola sezione, dove accanto alla Madonna ex Antonicelli appunto è possibile ammirare opere in terracotta di questo altrettanto anonimo maestro scultore. Un maestro che prende il nome dal compianto su Cristo morto della collegiata di Chivasso, un compianto realizzato, ecco, molto probabilmente sulla base di cartoni preparatori o di idee dello stesso Antoine de Lugny. È molto vicino dal punto di vista compositivo e formale a un affresco che si conserva nella cattedrale di Saint-Jean-de-Maurienne, anche quello raffigurante il compianto su Cristo morto. Due scultori nordici attivi nella seconda metà del 400 a Torino, a Chivasso e a Chieri, che si condivisero, insomma, si contesero le committenze da una parte di esponenti dell'aristocrazia sabauda, di figure gravitanti intorno ai duchi di Savoia, e dall'altra quelle dei ricchi banchieri chieresi, quei banchieri chieresi la cui attività appunto nord europea fu sicuramente il trait d'union, il tramite, insomma il legame che consentì loro di raggiungere appunto nel XV secolo il Piemonte, di radicarsi su questo territorio e di lasciarci delle importanti testimonianze figurative che per nostra fortuna sono giunte fino ai giorni nostri.